direi che proprio il documentario si sta configurando, ma non solo da adesso, da quasi 10 anni, come una delle fonti, diciamo così, di rinnovamento del cinema italiano. Non è un caso che parecchi documentaristi poi passano a fare film di finzione con lo stesso atteggiamento a low cost e con uno stesso sguardo di tipo documentario con cui avevano prima realizzato dei Segre da una parte e i Fratelli De Serio dall'altra. Sono due esempi, ma ce ne sono tanti altri. Alina Marazzi adesso ha realizzato un film che probabilmente si vedrà in uno dei grandi festival dell'autunno. Leonardo Di Costanzo ha realizzato un film lo stesso. Insomma, voglio dire, è un trend che mi pare che sia ormai un dato acquisito.